Salve a tutti! Siccome il mio ultimo video, quello su Mamoru Oshii, che se non l'avete ancora recuperato, vi invito a recuperare, dicevo, siccome quell'ultimo video mi ha chiesto un sacco di tempo per essere realizzato, mi sono deciso ad alternare quel tipo di approfondimento lì con qualcosa di più leggero e più immediato per poter tenere il canale in vita, cioè più tenerlo più attivo durante questi periodi in cui realizzo quei video lì. E quindi mi sono deciso a realizzare questo tipo di questi video blog, in cui magari vi parlo di alcune mie ultime letture o vi mostro alcuni miei ultimi acquisti, magari faccio unboxing di cose particolari. Ecco, cercherò di evitare quei listoni che fanno spesso gli youtuber in cui mostrano tutte le cose lette nell'ultimo mese, tutte le cose acquistate nell'ultimo mese, perché magari appagano un po' il fatto che comunque è bello vedere la fisicità degli oggetti, tutti questi fumetti, magari uno li compra però ne vede tutti questi fumetti, però allo stesso tempo non mi interessano più di tanto, quindi cercherò di non realizzare quel tipo di video lì e cercherò di mostrarvi, quindi di parlarvi di alcune letture, di poche letture, non tutta la roba che leggo, ma cose su cui magari voglio condividere qualche riflessione o comunque qualche pensiero. E non per forza cose uscite di recente, anzi io leggo quasi esclusivamente cose che ho recuperato e non per forza cose che ho letto per la prima volta, quindi cercherò anche riletture, magari cose che ho già letto e che adesso ho riletto e mi hanno dato qualcosa di diverso o comunque mi hanno dato qualcosa di interessante. E va bene, comunque questa introduzione è già durata parecchio, direi di andare a parlare dei fumetti. Ultimamente mi sto appassionando abbastanza a Slam Dunk, che sto leggendo con la nuova edizione Planet Manga, e non l'avevo mai letto prima, né ho letto altro di Inoue, quindi non ho letto né Vagabond né Real, e mi ha veramente stupito per il focus, per quanto focus ci sia sul basket, sull'atto del giocare a basket, perché rispetto ad altri Spokon, che parlano sì di sport, e usano lo sport anche per parlare del tema dell'agonismo, spesso comunque lo sport poi serve come è un mezzo per esprimere i personaggi e parlare poi di altro, parlare di determinate tematiche. Invece Slam Dunk è solo quello, cioè nel senso stanno sempre sul campo da basket, sempre a giocare, sempre partite o al massimo allenamenti, e raramente li vediamo fuori dal campo da basket e raramente li vediamo in ambienti privati. Si vede, mi pare che fino a dove sono arrivato io, che comunque manca poco, tre volumi ed è finito, fin dove sono arrivato io si vedono pochissimo le case dei personaggi, in piccole scene estemporanee, e raramente si parla di altro, anche quando non stanno giocando a basket, non si stanno allenando, comunque stanno parlando del basket in sé, di quello che devono fare. E questa cosa è una cosa molto interessante. Come dicevo, io non ho letto Vagabond, però ho letto alcune interviste di Inoue relative a Vagabond in sé e ho trovato interessante il suo rapporto con l'opera, perché lui parla di Vagabond come un mezzo per esplorare qualcosa in se stesso, qualcosa in lui, e mi sono chiesto se effettivamente questo discorso si potesse applicare anche a Slam Dunk, cioè mi sono chiesto cosa effettivamente stia esplorando Inoue scrivendo e disegnando questo manga. E la risposta che mi sono dato è che lui in Slam Dunk cerca di mettere in scena quel delicato equilibrio che c'è tra tra talento, determinazione e fede nel momento in cui tu giochi a basket. E, cioè, secondo me questi tre elementi sono fondamentali in Slam Dunk. E vabbè, innanzitutto il talento. Il talento, perché Slam Dunk è molto onesto in questo. Non è come per esempio lo zio Paperone di Don Rosa, che afferma che il talento non esiste e che l'unica cosa importante è essere determinati. Con la forza di volontà puoi fare qualsiasi cosa, secondo il Paperone di Don Rosa. Slam Dunk non è così. In Slam Dunk il talento esiste ed è leggendolo sei consapevole che le cose che fanno questi personaggi solo loro potrebbero farle. Non è che perché sono più determinati degli altri nel farle, hanno un talento naturale. Penso per esempio al personaggio di Kogure, non lo beccherò mai comunque, personaggio di Kogure che è il Quattro Occhi, che è un membro della squadra dei protagonisti, per chi non lo sapesse, però non è un titolare, nonostante sia un senpai, quindi sia uno dei giocatori più anziani della squadra, quindi uno che ha giocato di più e si è allenato di più.
non è assolutamente, cioè la differenza di livello tra il suo e tra il suo livello e quello dei giocatori della squadra, i titolari, è veramente tangibile, è tantissimo, cioè c'è proprio una differenza tra loro che è enorme. Lo si vede anche da un punto di vista grafico, visivo, perché lui è rappresentato in un modo molto, cioè il suo design è molto più semplice rispetto invece ai protagonisti, che sono rappresentati in questo modo, sembrano delle divinità, sembrano dei giganti rispetto a tutti gli altri, a tutti gli altri personaggi, a tutti quelli fuori dal campo. E persino, non mi ricordo come si chiama, comunque il protagonista, il personaggio in copertina qui, il playmaker, che è il più basso del gruppo, mi pare sia addirittura 1,65. E persino lui comunque sembra un gigante rispetto agli altri personaggi, non perché Inoue sbagli le proporzioni, ma proprio perché loro sono rappresentati in un modo diverso, in un modo più divino, non divino, perché secondo me sembrano dei supereroi, però in un modo più realistico, cioè giocano praticamente in un'altra lega rispetto agli altri personaggi del manga, ai personaggi fuori dal campo nel manga. E questa è una cosa interessante, perché si riflette anche nel modo con cui gli scontri del gioco si articolano, nel manga si articolano, perché a differenza di altre storie in cui questi scontri uno contro uno spesso sono determinati non solo dalla bravura dei protagonisti, ma anche da una certa superiorità morale, comunque il conflitto spesso è morale o di idee o di modo di approcciarsi al gioco. Penso non solo a manga sportivi, ma anche a opere che trattano questi scontri tipo Yu-Gi-Oh! O Pokémon, in cui spesso Ash, per esempio, vince non perché è più forte dell'avversario, non solo perché è più forte dell'avversario, ma spesso perché è proprio superiore moralmente, nel senso lui si diverte giocando, combattendo con i Pokémon, cioè si diverte ad allenarsi, è buono, di buon cuore, tiene alle sue creature, queste cose qui. E questa cosa è una cosa che in Pokémon ovviamente è sparata, però in tante altre opere si vede, c'è uno scontro di ideologie, diciamo, tra i due contendenti in campo, che invece in Slam Dunk non c'è. Ci sono diversi modi di intendere il basket in Slam Dunk, in alcuni punti, però non è mai centrale, non è mai centrale questa cosa nello scontro in sé, a parte che in alcune partite. E in Slam Dunk i protagonisti vincono perché sono più forti, perché hanno maggior talento. Però Inoue giustamente non lascia, cioè il talento non è tutto, perché comunque c'è anche l'elemento della determinazione, dell'essere determinati, perché il talento va nutrito giorno per giorno, bisogna allenarsi, dargli modo di esprimersi. E poi c'è, secondo me, alla fine, che però comunque è abbastanza importante, l'elemento della fede. Perché tu per scoprire di aver talento, cioè il talento è una cosa performativa, tu lo scopri agendo, cioè facendo quello che per cui hai talento, scopri di aver talento. Quindi per scoprire di avere talento devi giocare e metterti in gioco, però allo stesso tempo in Slam Dunk, per metterti in gioco seriamente e quindi sfruttare effettivamente il tuo talento, devi credere di avere, devi avere fiducia nel fatto che hai quel talento lì. E infatti si vede spesso nel questi personaggi che magari perdono la concentrazione, perdono di credere in se stessi in qualche momento e iniziano a beccarsi i canestri degli avversari. E questo è anche il motivo poi per cui il protagonista, Anamichi, ha questa crescita enorme durante il manga. Perché lui fondamentalmente non dubita mai di avere il talento, di avere un talento straordinario. Anche all'inizio, quando non sa neanche giocare a basket, lui già è convinto che diventerà il più grande basketman del Giappone. E questo lo porta, a volte ovviamente lo porta a scontrarsi contro un muro, perché ovviamente non è, cioè, è sempre perché entra in gioco il fatto comunque dell'allenamento e tutto quanto. Cioè il talento è un'immagine sfocata che vedi attraverso le azioni, però se tu non lo sai effettivamente sfruttare, le vedi attraverso le azioni che esprimono il talento. Però se tu non lo sai sfruttare, ovviamente, quindi se non sei allenato, anche se sei più talentuoso dell'avversario, il tuo avversario può batterti. E quindi lui spesso si schianta contro questi muri di avversari più forti di lui. Ma anche in quei momenti in cui lui realizza di non essere superiore in quel momento al suo avversario, non dubita mai di poterlo superare un giorno. E questo è il motivo per cui, a parte che per motivi narrativi, questo è il motivo per cui lui cresce così tanto nell'interno del manga, perché è uno dei pochi personaggi, penso sia l'unico, forse l'unico insieme a Rukawa, che non dubita mai di se stesso. O almeno non ha mai dubitato fino ad ora, ma non penso che
negli ultimi tre volumi qualcosa cambierà. E questa magari è una riflessione un po' banale, perché effettivamente il talento e l'allenamento, queste cose qua, cioè sono degli aspetti banali, però il modo con cui effettivamente sono espressi lo trovo interessante. E secondo me questo è quello che sta esplorando Inoue in Slam Dunk, e lo esplora anche in se stesso mettendoci in gioco da un punto, dal punto di vista del mangaka, perché lui ogni settimana si metteva su Weekly Shonen, per Weekly Shonen Jump, e disegnava, scriveva e disegnava Slam Dunk. E secondo me come i giocatori, i suoi protagonisti esplorano il proprio talento e quello che riescono a fare in campo, allo stesso modo lui si mette in gioco in disegnando manga, si metteva in gioco per cercare di trovare qual è il suo talento, fino a dove può arrivare o comunque cosa riesce a fare disegnando manga, perché finché non provi non sai effettivamente. E forse sempre un discorso forse banale, però comunque secondo me è questo Slam Dunk, cioè non trovo nient'altro dentro Slam Dunk se non questo. E spesso comunque si parla tipo, si usa la formuletta, no, ma il basket, il calcio, i robottoni non sono centrali in questa opera, anche se il genere è questo qui, perché invece vogliono quest'opera, queste cose servono solo a parlare d'altro. E per Slam Dunk non è assolutamente così, cioè in Slam Dunk non c'è nient'altro al di fuori di questo, della pallacanestro, e addirittura dei personaggi veramente si sa pochissimo all'infuori di quello che portano dentro, che portano sul campo. E secondo me va bene anche così, nel senso, non per forza un manga, cioè non per forza parlare di sport deve essere come Ashita no Joe, cioè Rocky Joe, in cui si utilizza lo sport anche sia per esplorare il personaggio, il protagonista, che è un personaggio parecchio particolare, che il contesto sociale, socio-economico in cui cresce. E lì in Rokijo ovviamente è centrale, oppure in Adachi, in cui lo sport serve, è un mezzo di espressione dei personaggi. Invece Slam Dunk è solo, cioè lo sport è lo sport in sé, è l'atto in sé, è l'atto performativo del praticare lo sport che è al centro del manga. Secondo me va bene così, è quello che lo rende così appassionante, cioè sono solo partite di basket, non staccano quasi mai dal giocare a basket, eppure non ti annoi mai. E forse letto pure così, in questo formato, con un sacco, cioè questi volumi hanno un sacco di pagine per volume rispetto alle altre edizioni, e mi pare che siano una trentina l'edizione normale, e secondo me regge proprio per questo motivo qui, perché è solo basket e quindi non riesce a staccarti un attimo. La seconda lettura di cui vi parlo è Meiji, una restaurazione canina, che è scritto da un manga scritto da Mamoru Oshii, che ho recuperato nel periodo in cui mi stavo documentando per il video precedente. E è un manga sulla restaurazione, la restaurazione Meiji, che è un periodo storico in cui un periodo parecchio importante per la storia giapponese, perché è il periodo sia in cui il Giappone ha posto fine al suo isolamento rispetto alle altre nazioni del mondo, sotto forzatura degli Stati Uniti d'America, e sia perché il potere della nazione è tornato nelle mani dell'imperatore, dopo che era stato per anni nelle mani dello shogun. Il manga è disegnato da Tetsuya Nishio, che è un collaboratore di Oshii, un animatore che ha lavorato ad alcuni suoi film, ha lavorato, mi pare, a Jinro, ha lavorato a Ghost in the Shell Innocence, ha fatto il character design di The Skycrawlers, che è l'ultimo film d'animazione di Oshii, del 2010 forse, non lo so, non ricordo, ma ha anche lavorato ad altri progetti, tipo ha lavorato a Millennium Actress di Satoshi Kon, sempre come animatore. E disegna il manga con uno stile molto comico, quindi non è che si veda molto il suo retaggio da animatore in questo manga, però è disegnato con uno stile comico, anche se ci sono alcuni momenti in cui è molto disegna delle navi molto dettagliate, mezzi da guerra dettagliati, si vede già la passione dei giapponesi per queste cose qui, e tutti i personaggi sono disegnati a forma di cane, con le sembianze di un cane, come fissazione di Oshii, lo sapete che Oshii è fissato con i cani. E il manga in sé tratta della vita, in modo molto sommario riassume la vita di vari personaggi storici famosi di quel periodo lì. Allora, è un manga che consiglio innanzitutto non tantissimo, perché è un manga
che è ovviamente scritto, è sicuramente scritto per un tipo di pubblico giapponese che questa storia la conosce già. Se non sapete nulla della restaurazione Meiji, questo non è il libro per scoprirla, non è il libro per approfondirla, perché appunto è molto sommaria, sono 20 pagine, ma meno di 20 pagine riassumono la vita di un personaggio, per capirci, quindi è quasi un capitolo, è un capitolo a personaggio più o meno. E qual è il punto allora del volume in sé? E i giapponesi perché dovrebbero aver comprato questa cosa qui, se parla di cose che già sanno e lo fa in modo sommario? Perché la penso che la parte centrale del libro in sé è il fatto che Oshi e Nishio si inseriscano all'interno del volume, sia nei fumetti che in alcuni inserti in prosa, con dei dialoghi scritti tra loro e l'editor del volume, e discutono in questi momenti in cui loro si inseriscono, discutono di quello che rappresentano, quindi esprimono le loro opinioni su questi personaggi, su questi fatti storici, e penso che questo sia il motivo per cui ai giapponesi potesse interessare un tipo di opera del genere, per scoprire effettivamente, per scoprire cosa Oshi, Mamoru Oshi, regista di Ghost in the Shell, pensa di, non so, Matthew C. Perry, che è il marinaio che andò con le navi da guerra in Giappone a far aprire le frontiere. E quindi è interessante per chi questo manga in Italia, siccome comunque non è che noi siamo familiari con la storia giapponese come lo sono i giapponesi, ovviamente. È un manga interessante per gli appassionati di Oshi, per diciamo, i fan di Oshi che vogliono scoprire di più di questa figura un po' leggendaria dell'animazione giapponese, perché sì, da un lato che permette di scoprirne un lato diverso del suo carattere, perché è molto, nel manga lui è rappresentato in modo molto iperattivo, vivace, ironico, e sia per scoprire per provare a capire un po' di più la sua poetica e i suoi film, perché più di un momento lui si lascia andare a delle riflessioni, a delle affermazioni che effettivamente poi si possono ricollegare ai vari film che ha fatto. Per esempio ce n'è una in cui lui parla del concetto di vittoria e di sconfitta e di rivoluzione, perché lui innanzitutto dice che i giapponesi hanno questa passione per le storie di perdenti, la storia dei perdenti, e fa per esempio fa l'esempio dello Shinsegumi o della corazzata Yamato, la corazzata quella originale, non quella spaziale di Leiji Matsumoto. E parlando però di questa passione per i perdenti, lui afferma invece di provare simpatia per chi vince, invece non simpatia per chi vince, ma lui dice che appunto i vincitori scrivono la storia, quindi va bene l'empatia per i perdenti, però comunque i vincitori sono quelli importanti. E soprattutto lo mette in relazione alla questione delle rivoluzioni, delle ideologie, perché lui trova completamente inconcepibile il martirio, il sacrificare se stessi per un'idea o per una rivoluzione. E questo perché secondo lui l'importante dovrebbe essere sopravvivere, perché se vinci sopravvivi alla rivoluzione e vivi in un mondo post-rivoluzione, e comunque tu fai la rivoluzione per crearlo quel mondo, per creare un mondo post-rivoluzione, non per fare la rivoluzione e basta. E quindi ha senso che tu viva per vedere questo mondo post-rivoluzione e per aiutarlo a formarsi. Quindi non ha senso per lui morire per questo. E invece ha senso continuare a vivere anche se perdi, perché almeno vivi. Nel senso, almeno puoi continuare a fare le cose che vuoi fare. Questa è una cosa che lui poi si mette molto... Parla sempre di se stesso in modo obliquo, perché per esempio dice anche se hai perso puoi continuare ad andare a spasso con il tuo cane, e ovviamente parla di se stesso. E questa è una cosa, questo sentimento avverso contro i rivoluzionari è un sentimento che pervade tutti i suoi film. Non tutti, ma molti, tipo per esempio penso ai due antagonisti di Pat Labor, che sono entrambi dei terroristi che comunque agiscono per esprimere delle idee, non hanno degli intenti malvagi, non causano morti, mi pare addirittura nessuno dei due film i villain ne causano morti, né effettivamente attentano alla vita di qualcuno, piuttosto agiscono creando un senso di pericolo per esprimere le proprie idee e immolandosi completamente a questa cosa, perché non c'è un punto di ritorno rispetto a quello che fanno. Soprattutto il primo villain, non faccio spoiler, però
capite? È una cosa che succede nei primi secondi, quindi non sto lasciando intendere cose assurde del film. E quindi e queste figure sono completamente, sono un po' fantasmatiche nei film di Oshii, perché hanno pochissimo minutaggio, appaiono per pochissimo, e mentre le loro idee sono molto concrete, loro lo sono molto meno, appaiono poco, hanno dei dialoghi molto fumosi, come se Oshii proprio non riuscisse a comprenderli, e nonostante comprenda le sue idee, perché le loro idee comunque le ha scritte lui. Eppure anche, per esempio, penso a Jinro, che inizia con il protagonista che si ritrova faccia a faccia con una terrorista che sta per farsi saltare in aria, e lui in quel momento è completamente titubante, non sa che fare, e l'unica cosa che fa è chiederle perché. E proprio non riesce a comprendere questo sentimento del sacrificio totale per un'idea. E questa cosa dà proprio l'inizio al film, perché il turbamento per non riuscire a comprendere questa cosa... crea un po', è il motore scatenante di tutto, è la miccia scatenante di tutto il film. Mette in dubbio tutto se stesso il protagonista dopo aver visto quel gesto lì. E poi penso anche a Ghost in the Shell 2, in no senso, in cui c'è Batu, che è un protagonista che è un lupo solitario che vive in un mondo, diciamo, post-rivoluzione, in cui gli altri sono andati avanti facendo la rivoluzione mentre lui è rimasto indietro perché non ha voluto farla. Oddio, non gli era stata offerta la possibilità, ma lui stesso era restio al fatto che la facessero gli altri. Non capiva questo sacrificio per questa rivoluzione, anche se in Ghost in the Shell la rivoluzione non è sociale, è una rivoluzione dell'individuo. Però comunque lui c'ha questo senso di depressione, e io vedo molto Oshii nel Batu di quel film, perché c'è questo senso di depressione dell'essere rimasto indietro, dell'essere rimasti soli, e soli con il proprio cane, ovviamente, perché c'è Gabriel, il bassotto, anche in Ghost in the Shell e Innocence. E questo, secondo me, è proprio Oshii, è il sentimento di Oshii verso questi, rispetto a questi atti rivoluzionari. Però, secondo me, è molto disonesto nel modo con cui ne parla in Meiji, perché lui nel fumetto è molto deciso, nel senso, condanna automaticamente queste cose, è sbagliato. Cioè, sbagliato, secondo me è stupido, non è sbagliato, secondo lui è stupido. Però invece nei suoi film dà un'idea diversa, perché lui un po' flirta con quest'idea della rivoluzione. Perché penso, per esempio, sempre tornando ai Pat Labor, innanzitutto le idee che esprimono i villain di Pat Labor sono le sue idee, sono le idee che lui voleva esprimere con il film, le cose che voleva comunicare con il film al pubblico giapponese. E quindi già qua capisci che c'è un po' un'identificazione con questi rivoluzionari, però allo stesso tempo ci se ne distacca, perché lui, diciamo che se è vero che le idee dei villain sono le sue, lui nel film è più Goto, il detective, il poliziotto protagonista, perché Goto da un lato comprende le loro idee, dall'altro lato però non può far altro che arrestarli, fermarli, quello che fa nei film effettivamente. E come se non avesse, non si capisce, rimane questo dubbio se lui non abbia il coraggio effettivamente di abbracciare quelle idee definitivamente, o se non ci creda, o se vorrebbe crederci ma non riesce a crederci. E secondo me è un po' il rapporto che c'è tra Oshii vede un po' questo credere nelle idee come il credere religioso, e sappiamo tutti qual è il suo rapporto effettivamente con la fede, perché è un rapporto conflittuale, come vediamo nell'Uovo dell'Angelo, in cui lui palesemente è affascinato da questa idea del credere, nonostante tutto credere, anche dinanzi al fallimento credere, però allo stesso tempo ha questi dubbi dentro di sé che lo portano alla distruzione di questa fede. Non dico altro per non spoilerare l'Uovo dell'Angelo, recuperate anche l'ultimo, ricordo di recuperare l'ultimo video su Mamoru Oshii, perché parlo anche di queste cose qui. E niente, questa è una delle cose che dice Oshii, perché poi ci sono altre cose che dice. Una cosa carina che dice è che i Kerberos effettivamente sono la sua saga Kerberos, è la saga di alcuni perdenti, e non capisce perché i giapponesi non l'apprezzino quanto apprezzino magari la storia della Yamato. E è pieno di queste cose interessanti da un punto di vista dei fan di Oshii. Se siete fan di Oshii, ma fan proprio della figura, del cercare di comprendere questa persona qui, allora ve lo consiglio, perché potreste trovare piccole cose, piccole
piccole indicazioni sulla sua persona che sono molto interessanti. Ce n'è una, c'è una rivelazione che fa Nishio su una cosa che ha capito su Oshi, che è clamorosa. A quanto pare in Giappone ha fatto un po' di clamore. Non ve la dico perché dovrei riassumervi un intero capitolo del manga e vabbè, già il video è abbastanza lungo, credo. E quindi niente, consigliato appunto ai fan irriducibili di Oshi. Ikari pubblica altri manga di Oshi, non questi così, magari il manga della Kerberos, quello che ti pare, ma non per... cioè, perché partire da questo non lo so, forse per una questione di diritti, spero che il motivo fosse quello, perché non è propriamente il manga migliore per conoscere Oshi mangaka, Oshi sceneggiatore. E niente, per il video questo è tutto, io spero che vi sia piaciuto. Fatemi sapere nei commenti che ne pensate delle cose che ho detto, se sono banali, se il video comunque funziona. E se non l'avete fatto, iscrivetevi, mettete like, condividete, recuperatevi i vecchi video. Alla prossima!